Ciao! In questo video vedremo come installare il sensore di umidità e temperatura del suolo Xnode Soil di Xfarm. Oltre a quello che è contenuto nella confezione, avrai bisogno di un tronchesino, fascette per fissare i cavi, un palo in metallo di almeno 2 metri con diametro compreso fra i 20 e i 40 mm, una trivella con un diametro di 10-15 cm ed almeno 50 cm di lunghezza, un martello in gomma, una paletta, un tubo corrugato a protezione dei cavi. Tieni presente che l'Xnode dovrà essere più alto della coltura nel suo momento di massima crescita e degli oggetti ingombranti nelle vicinanze. Per cui se stai per installarlo in un campo con una coltura alta, come il mais, è consigliabile utilizzare un palo da almeno 4 o 5 metri di altezza. Il dispositivo viene fornito già assemblato, per cui non sono necessari montaggi di parti esterne. Per prima cosa faremo la registrazione del dispositivo sulla piattaforma Xfarm. Leggi il codice del dispositivo ed apri l'applicazione Xfarm. Una volta entrato nell'account della tua azienda agricola, vai nella sezione sensori, clicca sul bottone più, usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai il tuo sensore, inserisci un nome che lo identifichi, scrivi il codice letto sotto la scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato. Una volta fatto, clicca su Crea sensore per aggiungerlo al tuo account. Se l'Xnode non è dotato di scheda SIM, cioè non è una versione cellular, avrà bisogno di una stazione meteo Xsense o di un gateway Xsense nelle vicinanze per inviare i dati. Avvicinati quindi ad uno di questi dispositivi per continuare con una prova di connessione. La copertura del segnale dipenderà dalla versione della stazione meteo e dalla presenza di ostacoli, variando da 1 a 3 km circa. A questo punto prova ad accendere l'Xnode premendo il pulsante esterno della scatola bianca, controllando che il LED al centro del pulsante lampeggi velocemente. Se questo accade, conferma che la batteria è carica e il dispositivo è pronto per essere installato in campo. Dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare il dispositivo, avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire con il segnale. Pianta il primo pezzo di palo in terra e fissa il dispositivo con le fascette all'estremità conica dell'ultimo spezzone, avendo cura di orientare il pannello solare verso sud, in modo che l'efficienza energetica sia massima. A questo punto svolgi il cavo e fissalo con delle fascette al palo. Unisci quindi gli spezzoni di palo rimanenti. Scava una seconda buca per il sensore ad almeno 20-30 cm di distanza dal palo. La profondità della buca dipende dalla coltura e dal numero di sensori che saranno piazzati. Fai riferimento alle istruzioni comprese nella confezione per scegliere la profondità corretta per il tuo appezzamento. Ora avvolgi la parte interrata del cavetto con il corrugato aperto in dotazione. Inserisci il sensore infilzandolo nella parete verticale della buca, alla profondità indicata per la coltura da monitorare, e ricopri la buca con la paletta senza compattare eccessivamente il terreno. Ora interra la parte inferiore del cavo che arriva alla base del palo, in modo da proteggerlo dai roditori. A questo punto inserisci il tubo corrugato di grosso diametro sul palo, in modo da proteggere i cavi esposti. Fissa il resto del cavo con fascette, avendo cura di tenerle sempre ad almeno un metro di distanza dal suolo, per evitare danni da parte di animali selvatici. Grazie per aver visto questo tutorial. Iscriviti al canale YouTube di Xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video e visita www.xfarm.ag per maggiori informazioni. Buon lavoro da Xfarm!